radiobari.com. Persone speciali su Radio Bari. Un altro punto con, continuiamo a parlare dell'evento che ci sarà questa domenica 29 settembre, l'ho appena detto, insieme a Davide Berardi. Sto parlando del Giulietta Rome Music, ce l'ho fatta a dirlo questa volta, e insieme a me questa volta ci sono, c'è un gruppo musicale, sono i Volti di Elena. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a voi. So che è difficile svegliarsi a quest'ora, eh? Sì, un po'. È un po' difficile, però ce l'abbiamo fatta. È triste proprio, triste. No, ma cioè, per la musica non si dorme, va bene, cioè si può fare. Hai visto le donne come sono? Sì. Hai visto le donne. Allora ragazzi, voi vi presenterete a questo contest con quale brano? Paura di. Paura di è un brano, direi, un po' vecchiotto, anche se dalla faccia magari non sembrerebbe. Siete vecchi, insomma, proprio, sì. Un po' vecchiotto, prima eravamo sei, adesso l'arrangiamento magari l'avevo un po' cambiato. Perché la formazione si è un attimino ridotta, si è ridotta, siete sì, in quattro sì, adesso. Sì, per la crisi sempre. È sempre la crisi, gli effetti della crisi. No, ma Paura di è tipo il primo brano che abbiamo composto che ci è piaciuto veramente tanto, e quindi siamo corsi in studio a registrarlo, perché quando è nato era tutta una situazione particolare, a un certo punto noi facevamo cose diverse e poi venne fuori questo brano così pazzesco. Sì, anche perché ho letto che voi vi siete uniti, la prima formazione, eravate dei ragazzi che provenivano da esperienze musicali diverse. Sì. Quindi unire e mettere insieme tante teste deve essere stato estremamente difficile. Però insomma ci ha formato in fin dei conti. Se oggi abbiamo raggiunto un determinato livello, cioè perfetto virgolette, infatti, ovviamente. Però, insomma, abbiamo fatto esperienza, come si dice. Siete insomma, cresciuti, anche, insomma, sì, il corso della vita. Fino ad ora sono uscite solo due demo del vostro gruppo, sì. Però ovviamente si attende il vostro primo album che è in lavorazione. Sì, ce ne vuole un po', però stiamo in una fase di studio, anche perché sperimentiamo molto. Quindi utilizziamo tanti suoni, cerchiamo di trovare l'arrangiamento giusto, finché non siamo soddisfatti il lavoro non è. Eh certo, è giusto che sia così. Io l'ho ripetuto anche in questi giorni, no? La cosa particolare alla fine di questo evento è il fatto che ci siano comunque diversi generi musicali, sì, parteciperanno sì. Artisti di varie correnti musicali. Voi in quale vi ritrovate di più? Se ce n'è una in particolare? Questa è una domanda difficilissima, diciamo. Fare una domanda difficile. Vediamo l'aiuto a caso. Sì, no, perché il brano è cantato in italiano, quindi diciamo potremmo dire pop, ma in realtà a livello di arrangiamenti ci ispiriamo molto un po' alla musica inglese, musica americana, quindi non lo so ben, diciamo, definire. Ecco. Sì. Il stile Volti di Elena. Sì. Poi tra l'altro questo nome così, no? Particolare. Antico. Perché? Perché Volti di Elena? Questa domanda l'aspettavo. No, i Volti di Elena perché noi ci siamo conosciuti che veramente andavamo a scuola e niente, avevamo studiato il mito. E praticamente la cosa particolare, sai, a scuola studi tante cose e poi te ne rimangono tipo tre. Sì. La cosa particolare era che, diciamo, c'era questo testo che diceva: ma sai, la figura di Elena non è quello appunto che tutti pensano, cioè ci sono diverse versioni del mito, no? E quindi, ed erano tipo 18 pagine su questa cosa, perché voleva far capire che non c'era una versione unica del fatto, cioè non. E questo ci aveva colpito perché, sai, tante volte tu dici no, non è vero, no, è falso, cioè è come se non esistesse questa cosa. Tu, cioè, un fatto può avere mille risvolti, così la musica può avere mille risvolti, il genere. Mille interpretazioni. Esatto, sì. E quindi ci piaceva questo nome un po' ambiguo, un po' così. I Volti di Elena, insomma. Sì. E quindi, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per la serata di domenica. Io vi aspetto ovviamente di nuovo nei miei studi alle 9, sempre con gli occhiali da sole, li potete anche mettere. Se vuole. Anche alle 6, no, alle 6 muoio io. Con gli occhiali da sole, la prossima volta li metto anche io, promesso, così vi faccio compagnia. E vi faccio un grande in bocca al lupo per domenica, ma anche per la vostra carriera. Quando esce il primo album vi voglio qui, assolutamente qui con gli occhiali da sole, mi raccomando. È l'album, rimanete l'album ovviamente, anche perché noi facciamo come facevano gli antichi, noi lo mostriamo alla telecamera, cioè, sì, facciamo stretching la mattina. Allora ragazzi, rimanete con me, così salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, ricordando la pagina Facebook di radiobari.cult e l'indirizzo mail.cult@radiobari.com
www.radiobari.net. L'appuntamento ovviamente è per domani, però vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con Giulietta e Rome Music in piazza di Santa Maria del Buon Consiglio alle ore 20:30. Ringrazio Federico Semplice per la regia di Telebari e Gianluigi Maggi per la regia di Radio Bari. Grazie ancora ai volti di Elena, buona giornata a tutti. Radio Bari.